Che succede in Lombardia? Questa è la domanda che in tanti di voi mi stanno facendo sulla rete. Cerco di spiegarlo in poche parole, intanto prepariamo un doppio for caffè e capirete anche perché questa volta i for caffè sono due. Dopo che la Lega ha tolto la fiducia alla Giunta, io ho voluto procedere molto spedito, perché in tempi come questi di crisi non si può perdere tempo. Se non c'era più la fiducia e quindi la Giunta non aveva più i pieni poteri, ma poteri limitati, beh, non bisognava e non bisogna protrarre questo periodo, perché la più grande regione d'Italia, in un momento di difficoltà mondiale come questo, ha bisogno di un governo che governi, che sia nella pienezza dei suoi poteri. Ed ecco dunque che ho costituito una giunta tecnica in 5 giorni, in altri 5 giorni il Consiglio regionale, su mio input, ha approvato una nuova legge elettorale con il listino, in 24 ore la maggioranza dei consiglieri si è dimessa, proprio su iniziativa dei consiglieri regionali del PDL che hanno detto siamo noi che ci dimettiamo, dimostrando che non ci teniamo alla cadriera, che non vogliamo qualche mensilità in più, che non vogliamo il vitalizio che in effetti non è scaccato. E da quel momento la Lombardia si è messa in grado di poter andare al voto a partire dal 16 dicembre. Pensate, la più grande regione italiana che supera i bizantinismi, i ritardi della politica, eccetera, eccetera, che in 40 giorni è in grado di andare al voto. Lo stesso Presidente Monti, con cui ho parlato, ha espresso ammirazione. A lui ho detto, guarda, che sui mercati internazionali vuol dire, vedete come in Italia siamo cambiati, in 40 giorni la più importante regione va al voto. Dopodiché è successo che il governo, invece di mandarci al voto il 16 dicembre come chiedevamo, siccome deve mandare al voto anche il Lazio e il Molise, ha deciso la data, dovrebbe essere quella definitiva. Attendiamo la fissazione del voto e intanto al voto ci stiamo preparando. Noi sosteniamo la candidatura di Gabriele Albertini, un uomo che è stato un ottimo sindaco di Milano, un uomo che ora è parlamentare del Popolo della Libertà e quindi del Partito Popolare Europeo, europarlamentare, siede a Strasburgo, un uomo che ha anche un suo profilo civico, una sua verniciatura, una sua sostanza di indipendenza che lo rende accettabile alla società civile, in questi momenti questo è importante. Quindi Albertini darà vita ad una sua lista civica che possa raccogliere persone della società civile, contributi di tanti professionisti, di tante persone significative e lancerà un appello ai partiti del Partito Popolare Europeo perché lo sostengano. Io sto lavorando perché il PDL sia tra i primi, se non il primo, ad aderire. C'è comunque già una forte maggioranza, fortissima maggioranza del PDL in Lombardia che è di questa idea. E la Lega ha sbagliato, è stata impaziente. Avesse aspettato fino al 2015, avesse rispettato i patti, ma per la Lega i patti sono sempre scritti sull'acqua, avesse rispettato i patti nel 2015, è chiaro che potevamo dare a lei presidente di Regione Lombardia. Ovviamente restituiva a noi le candidature di Veneto e Piemonte, noi conosciamo i loro desideri, eravamo pronti a questo passo. Ha sbagliato, ha tradito i patti e questa volta paga pegno. Non sarà affatto Maroni il candidato di tutto centrodestra come speravano, il candidato è Albertini, mi auguro che la Lega sappia meditare sui suoi errori e alla fine sappia decidere anche lei di venire ad appoggiare Albertini, comunque la candidatura di Albertini è la più forte, noi partiamo in questi giorni con la campagna elettorale, la sinistra sta ancora almanaccando sul sesso degli angeli, sta decidendo le primarie e le non primarie, il candidato di sinistra ci sarà, se ci sarà, il 16 dicembre. Noi partiamo in questi giorni, la candidatura di Albertini è forte, ci impegneremo allo spasimo, io sarò della partita, come ho sempre detto, e lavoriamo per un nuovo governo di Regione Lombardia che possa portare avanti tutta l'eccellenza che abbiamo costruito in questi 17 anni e portare anche quell'innovazione che è necessaria e che è per permettere alla Lombardia di continuare ad essere protagonista. Ecco perché ho fatto 2 for caffè. Uno per Albertini, uno per me, tutti loro due comunque dedicati anche a voi. Grazie amici della rete. Un post dictum, al posto del bip si deve intendere 27 gennaio. La data probabile di elezioni scelta dal governo sarà il 27 gennaio 2013.